quarto raduno di Gigante. Quanto sono i partecipanti? 30 coppie. Sono 30 coppie che vengono da due, dalla, sia dalla provincia di Vibo sia da, anche dalla provincia di Reggio. Come nasce questa idea di fare questo concorso? Nasce in modo spontaneo. Qui c'è il presidente Salvatore Pititto. Cioè una sera di 4 anni fa dice: vogliamo fare questa situazione così così? Eravamo un po' titubanti, diciamo, no, per quanto riguarda questa situazione. Però a quel punto dice: vabbè, mettiamoci, però è una situazione proprio spontanea, così. E da lì nasce naturalmente, cioè 4 anni fa, partiamo con questo raduno e siamo rimasti anche noi meravigliati per quanto riguarda la partecipazione della gente, cioè sia dei bambini sia degli adulti, cioè c'è una situazione che diverte un po' tutti, oltre che naturalmente questa ci rappresenta anche la nostra storia, perché non è che è solo un discorso di divertimento, no? Perché i giganti rappresentano, cioè se torniamo indietro di 1000 anni, rappresentano anche un po' la storia di Matte e Grifone. Quindi rappresentano quella, la situazione dei, diciamo, dei turchi e normanni, e quindi c'è un turco che si innamora di una normanna, eccetera eccetera, fino ad arrivare attualmente all'innamoramento dei due, ecco. Presidente, come si articola la serata? La serata stasera sarebbe una bella serata, perché c'è anche Kett che e Giorgio Centomore che sono in Giammeleto, e loro, anche loro fanno per la serata per i giganti. Diciamo che di contorno, diciamo che in modo naturalmente che c'è anche ogni coppia di gigante si esibirà come sì, 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 cioè esibiscono tutti sul corso, quindi spuntano da diverse traverse e vanno a finire sul corso principale, poi di fronte alla villa comunale si fermeranno un attimo e poi vengono dislocati chi verso sud, chi verso nord, e poi, nella parte finale, quindi vengono qui in piazza, e quindi tutte e 30 le coppie balleranno tutte insieme.